Ciao, sono Giuseppe del Modellismo Sant'Alessandro. Benvenuti nel canale del Modellismo Italiano. Oggi vi presentiamo una bella azienda che è da poco nel panorama internazionale del modellismo statico. Parliamo di Arma Hobby, è un'azienda polacca. Ha ad oggi un catalogo abbastanza piccolo perché appunto è da poco che esiste questa azienda, ma dai grandi modellisti è già riconosciuta come un'azienda di quelli qualitativamente molto alte, quindi in crescita perché è molto ben apprezzata. Perché c'è questo apprezzamento? Innanzitutto l'apprezzamento è dovuto alla stampa, alla qualità della stampa. Poi ha anche un altro paio di caratteristiche che piace molto ai modellisti, cioè all'interno i loro kit Expert Set, stiamo parlando di kit tutti in scala 1,72 che non superano mai 30 euro di costo, hanno all'interno due cose che piacciono molto e sono le fotoincisioni e le mascherature per i cockpit, cosa che rende molto più semplice la fase di colorazione del modello. Ora vi mostriamo qualche modello, in particolare vi mostriamo il Wildcat FM2 della nostra Arma Hobby. Adesso lo apriamo e facciamo l'unboxing. Ecco qua il nostro FM2 Wildcat. Il Wildcat è un aereo della Seconda Guerra Mondiale, molto famoso perché era normalmente un aereo che veniva in dotazione delle portaerei americane. Ora lo apriamo e facciamo vedere di che cosa si tratta. La stampa, la vedete da vicino poi, nelle fotografie, è molto molto pulita. Sono stampe belle e hanno una definizione incredibile. Per essere un 1,72 qui si vedono tutte le singole pannellature che in alcuni altri stampi di altre aziende per vederle così bene dovete arrivare all'1,48 o all'1,32. Come vi dicevo, però hanno anche all'interno le fotoincisioni e questo meraviglioso piccolo schema che vi serve a mascherare il cockpit. Questo significa che quando voi avete montato l'aereo e avete la mascheratura che è pretagliata del cockpit, con l'aerografo potete fare un lavoro veramente eccezionale, senza problemi, senza paura che la pittura vada sotto nei meandri del cockpit. Questo significa sporcare, ripitturare, risistemare il modello. Con questi modelli si possono fare dei lavori eccezionali, ripeto, è consigliatissimo, anche perché ha un rapporto qualità-prezzo che è veramente unico nel panorama del modellismo italiano. Ci sono altre aziende che fanno dei kit altrettanto qualitativi, però le fotoincisioni sono a parte, le mascherature sono a parte e quindi i prezzi cominciano a salire. Qui tutto dentro, non vi serve nient'altro, colla, tronchesino, taglierino e i vostri arnesi per pitturare e siete a posto. Allora vi aspettiamo, se le volete vedere da vicino, al nostro negozio Modellismo Sant'Alessandro in via Garibaldi 4 a Bergamo, oppure li trovate sul nostro shop shop-modelsantalessandro.com qui sopra. Grazie e alla prossima.